Ehi, Miche, tu qua stai? Mi vuoi spiegare perché non stai venendo più al corso di musica? Da lui? No, aspettate. Lo voglio sapere da lui. Non ti piace stare più nell'orchestra? Ti fa schifo lo strumento, lo vogliamo cambiare? No, no. E allora perché? Visto che tu eri considerato uno dei più dotati, avevamo tutti quanti delle grandi aspettative su di te. È stato tuo padre che ti ha detto basta. Signora, voi lo sapete la scuola di musica a chi è intitolata? E come no? A San Vicenza. Perché noi a San Vicenza, rin da sanità, lo teniamo come se fosse Gesù Cristo. Noi ci fidiamo di San Vicenza, è così? Aspettate un momento. Non vi ho ancora presentato il mio amico Felice Lasco. Lui è della sanità, ma voi non ve lo potete ricordare. Sta da 40 anni all'estero. È una persona molto importante, ha aperto una ditta là. E adesso darà pure un bel contributo alla scuola di musica. È vero, Felì? Come no? Sua madre non lo voleva far partire. Diceva che lui doveva aiutare in casa. Ecco, se avessi ascoltato la madre, ma non era nessuno. Teneva malato in mezzo a lì. Una persona a me molto cara. Felì, signor Antonio. Sarà pensiero tranquillo. Siedi, siedi. A me, i violini mi piace. Lo so. E sai quanto costano i violini, eh? Io poi a te l'ho fatta dare incomodato d'uso, senza farti spendere un soldo. Bozzo venì, già era una mano a casa. No, lui, non vi preoccupate, che io me lo faccio venire. E queste sono parole che mi piace sentire. Vogliamo dire una preghiera per i vostri morti?